La grammatica inglese è una colla. Tanta gente odia la grammatica e il verbo e quando si mette quella coniugazione, quando si usa in quella situazione e il futuro perché è intenzionale, non è intenzionale. E la grammatica non è altro che una versione compressa di tutte queste situazioni per poterci dare l'opportunità di insegnarle nel modo più facile possibile ai nostri allievi. Ma non è sempre così, purtroppo. La regola di grammatica che cos'è? E la spiegazione di quando si utilizza un determinato verbo, un determinato tempo in una determinata situazione, in un determinato contesto. E allora, perché non imparare dalle situazioni e dai contesti questa benedetta grammatica? Noi insegnanti lavoriamo la lingua in tutte le sue sfumature, quindi la parte di grammatica per noi è molto semplice perché la prendiamo come, diciamo, parte integrante del nostro lavoro. Ma a volte diamo per scontato che lo sia anche per gli altri che sono ad imparare le basi della lingua o piuttosto ad andare avanti nel loro tipo di esigenza. Ed è sbagliato, non possiamo pensare che gli altri che fanno un altro lavoro siano dei geni della grammatica piuttosto che della lingua. E quindi dobbiamo metterci nei loro panni per capire davvero cosa serve loro per poter parlare bene la lingua inglese. Di solito nelle nostre scuole viene insegnata la grammatica fin dall'asilo, fin quasi dal grembo materno, ed è questo sbagliato, perché la grammatica non porta alla situazione, è la situazione vissuta che porta alla grammatica. È questo che serve al cervello, un apprendimento naturale. È l'unico modo per poter imparare, perché soprattutto chi è alle prime armi, chi è alla base, non può imparare la lingua dalla grammatica, si dimentica già il giorno dopo e poi comincia ad odiarla. E abbiamo l'effetto contrario invece rispetto a quello che è il piacere di comunicare e di parlare questa lingua. Ad esempio, il condizionale. Il condizionale è un tempo che gli italiani odiano in inglese perché non lo capiscono, non capiscono quando si usa. Invece la cosa più semplice del mondo, adesso vi spiego perché. Vi faccio due esempi. Io dico sempre ai ragazzi o agli allievi, agli adulti che mi chiedono che non riescono a capire mai questo benedetto condizionale, che è molto semplice perché è usato come in italiano, ok? Anche gli spagnoli, stessa cosa. Ponetevi in quella situazione. Vi faccio due esempi, come vi dicevo. Primo esempio è: If I win the lottery, I'll give my family lots of money. Il secondo è: If I won the lottery, I'll give my family lots of money. Il primo parla di un biglietto che ho già preso della lotteria, che ho in mano, aspetto di vedere in tele i numeri che escono e poi io potrò dare dei soldi, quindi futuro, quindi io se vinco la lotteria ti darò dei soldi. Il secondo presuppone che non ci sia un biglietto, quindi se vincessi la lotteria ti darei dei soldi, condizionale, ok? La situazione è proprio la stessa in italiano, è solo la struttura poi in inglese che cambia, ma quella è meccanica, si impara, ok? Quindi le differenze sono sostanziali nelle situazioni. Cosa dovete fare quando vi ponete il problema della grammatica? Immaginate la situazione. Se voi immaginate la situazione in cui vi trovate, la grammatica vi viene facile, una volta che poi avete visto ovviamente come si usa. La struttura è quella che dovete imparare, ok? Quindi il cervello impara soltanto con un apprendimento naturale, quindi al contrario di quello che già si fa a scuola. Purtroppo è così. Quindi partiamo dalla parte di situazione, di contesto, fino ad arrivare alla parte di grammatica e di utilizzo, che va a incollare tutti quei contesti e quelle situazioni, come vi dicevo, che sono fondamentali per poterlo comprendere. Questo è l'unico modo per comprendere bene la lingua e per parlare in modo molto facile, fluido e sciolto la lingua inglese. Bye Grace!